velocità è adrenalina. Adrenalina, velocità e odore di benzina bruciata sono le cose che ormai ho dentro il naso e ho dentro la mente. Un motociclista arrivare a tutta velocità una curva, scalare le marce, buttarsi fuori dalla moto, chiudere il gas, riaprire senza cercare di fare scivolare il posteriore, la moto che saltella davanti, sono sensazioni che solo un motociclista può provare, è difficile da poterle far capire a chi non guida una moto. Non si finisce mai di sognare, credo che i sogni esistano per essere realizzati e in parte mi ritengo molto fortunato perché in seguito al mio incidente ho realizzato molti sogni che mi ero prefissato. Il primo era tornare in moto e ci sono riuscito, il secondo era portare altra gente disabile a riprovare le sensazioni che avevo provato io, perciò creare una scuola per ragazzi disabili e dare la possibilità a ragazzi di riprovare a guidare in sicurezza una moto, sia per strada o anche in pista. Ti posso dire, vieni a vedere per convincerti una gara dei nostri ragazzi, perché vivi all'interno del box, vivi una famiglia, vivi un'amicizia, vivi l'aiutarsi veramente uno con l'altro, respiri il motociclismo a polmoni pieni e noi ragazzi che ci aiutiamo, quello che ha le gambe aiuta quello che gli manca il braccio per montare una gomma, quello che gli manca il braccio magari va a prendere al bar una bibita per quello che non ha le gambe. Integrazione a 360 gradi e poi anche una volta entrati in pista, quelli più esperti aspettano quelli che vanno più piano e gli insegnano il circuito, cose che ormai nel motociclismo sportivo e agonistico non vediamo più. Diciamo che coltiviamo la passione del motociclismo.